Ruben, ultimo di 14 fratelli, una famiglia numerosa, e la tua carriera iniziò con un viaggio a Monza disegnato su un foglio di carta, vero? Beh, proprio su un foglio di carta no, a me è arrivato un telegramma, più che un foglio che un disegno, di presentarsi via Manzoni al 9 a Monza. Quando è venuto a casa mio papà, gli ho detto: guarda papà, è arrivato questo telegramma. E lui mi disse: guarda figliolo, io devo dare da mangiare i tuoi 13 fratelli, perciò devi andarci da solo. E da lì diciamo che è iniziata un po' la mia avventura. Ecco, sono partito con il mio bel treno e sono arrivato a Milano, Pullman, ho preso il Pullman. Per fortuna che c'era un signore che stava andando a lavorare a Milano, che era di un paese qui vicino, mi ha indicato lui per arrivare. Io non c'ero mai stato né a Milano né a Monza. Comunque fatto sta che sono arrivato in via Manzoni al 9. Non puntuali, perché i treni non sono sempre puntuali, però da lì diciamo che è iniziata la mia carriera. Tu devi molto a una persona che è Giorgio Vitali, giusto? Ci puoi raccontare che persona era e che ruolo ha avuto per te? Beh, credo che Giorgio sia stato un secondo padre per me, perché arrivare lì giovane, poi mi ha affidato ad Antonelli, è il giocatore anche lui, col quale lui era già un paio d'anni che era a Monza, gli ha detto: guarda, prenderò un po' te, indichi un po' i posti, cerca di stargli vicino a questo ragazzo, e così è stato. Ecco. Però Giorgio credo che sia stato una parte integrante di quello che sono riuscito a fare nella carriera, anzi purtroppo in questo momento non sta neanche tanto bene, poverino, e mi auguro che si riprenda, però credo che Giorgio, come Sacchero che era il segretario, come tutto l'ambiente Monza, dove c'era già allora anche Galliani, credo che era proprio una famiglia, dove lì veramente c'era tutto per poter far calcio, perché erano persone brave, perché erano persone che capivano il calcio, i giovani, che avevano già parecchi osservatori su cui puntare, nel senso di andare a vedere questi ragazzi in giro. Apro una parentesi, tanto più che io sono stato, quando ero qui alla SPAL, che c'era allora De Martino, che era la seconda squadra, come vorrebbero fare adesso, andando a giocare a Monza, lì sono stato visto, e da lì dopo è iniziato tutto quello che era poi l'inizio per portarmi a Monza. Ecco. Il tuo primo allenatore è stato Mario David, che è stato in campo il 22 maggio, proprio domani, del 63, la prima finale col Benfica, la prima finale vinta dal Milan col Benfica, prima Coppa dei Campioni di un'italiana, e se non mi ricordo male non ti eri trovato molto bene all'inizio, e poi le cose sono andate meglio. Che tipo di rapporto c'era con lui? Ma sai, i rapporti erano sempre quelli di allenatore e giocatore, insomma, ecco. Poi era una squadra, quella che era un po' stata, diciamo così, c'erano molte persone, non dico anziane perché non è il termine giusto, però c'erano persone abbastanza avanti con l'età, ecco. E sì, molto probabilmente lui, i giovani in quel periodo lì, molto probabilmente voleva vincere il campionato e aveva puntato su quella squadra un po' più, diciamo così, blasonata, più con più anni d'età. Poi le cose non andarono bene e a gennaio, credo dopo le vacanze di Natale, il Piacenza ormai era talmente staccato e primi in classifica che hanno optato per l'esonero di David, con la chiamata di Alfredo Magni, e da lì Alfredo Magni ha cominciato, diciamo così, a mettere in campo la squadra che secondo lui era la squadra del prossimo anno, ecco, un mix di giovani con quelli che sono rimasti poi dentro allora, i Fontana, gli Ardemagni, San Severino, cioè tutti quelli che c'erano, diciamo quelli un po' più che secondo lui potevano andare per l'anno successivo, li ha tenuti e ha cominciato man mano a mettere dentro i giovani, perché poi Magni faceva l'allenatore della primavera, perciò chi non giocava in prima squadra e di rinetà andava a fare la primavera il sabato, perciò certo, lui, conoscendomi bene, ha cominciato piano piano a inserirmi dentro nel gruppo, e da lì è iniziato, insomma. Senti, il tuo passaggio al Milan, cosa ricordi, cosa ha significato, insomma, arrivare a Milano, anche se insomma a Monza respiravi già un po' l'aria di Milano, ma insomma in quell'epoca con Rivera capitano, insomma, che cosa ha significato per te, come ti sei sentito? Ma come mi sono sentito? Intanto
Allora non c'erano procuratori, non c'era Esatto. niente, perciò non sentivi niente, leggevi sui giornali come tutti. Infatti io ho saputo che andavo a Milan da un famoso giornale, la Gazzetta dello Sport, perché facendo il militare a Monza mi sono incappato prima di entrare dentro in caserma a leggere i giornali, ho visto il titolo in grande Buriani a Milan. Che sono rimasto un po' sorpreso, perché lì non è che dicessero guarda che stiamo trattando con, ti va bene con. Allora i cartellini erano di proprietà della società e di conseguenza dovevi fare quello che ti dicevano loro. Beh, è chiaro che quando leggi Buriani al Milan, poi dopo la cosa è stata fatta, credo che sia per un ragazzo che inizia a fare questa attività, arrivi in una squadra dove sei tifoso, dove vorresti giocare con questi campioni. È come toccare il cielo con un dito. Hai sempre descritto Gianni Rivera come una persona silenziosa, introversa, insomma, gli davate anche del lei nello spogliatoio. Che cosa voleva dire avere un personaggio così grande nello spogliatoio che era comunque di poche parole, no? Gli dai del lei, se non sbaglio. Sì, Tutti gli davano del lei. certo, ma anche perché per una persona taciturna, tu pensi che noi a Milanello avevamo la stessa stanza. C'era solo un muro che divideva le nostre due stanze, la stessa entrata, lo stesso bagno, e c'era solo un muro che divideva le due porte e credo che ciao ciao, buongiorno, buongiorno, però è sempre stata una persona leale, sempre stato un grande campione, non è che lo scopro io adesso, lo era già e credo che fosse un insegnamento per tutti, insomma, perché un giocatore di questo tipo che si allenava in quella maniera come si allenava era uno stimolo per tutti, ecco, come lui, come Capello, come Bett, come Albertosi, cioè, c'erano personaggi importanti in quella squadra come Giorgio Morini, adesso lo faccio con i nomi per non dimenticare poi tutti gli altri, non mi sembra corretto. Beh, avere a fianco uno come Rivera in campo era come dare la palla in banca sicura che questo per noi era determinante, poi la voglia che aveva, la personalità che aveva, insomma, aveva tutto per essere Gianni Rivera, insomma. Quello scudetto del 79 era. Il Milan aveva già fatto bene. Ricordiamo che quando tu sei arrivato, insomma, Buriani, Tosetto, decimo scudetto, che arrivò poi Sì. l'anno successivo. Quindi era un Milan consapevole che poteva puntare al titolo. Fu un titolo inaspettato. Come erano le cose alla vigilia, insomma, di quell'annata lì? Come era la vigilia, sai, io appena arrivato non è che, non conoscendo il campionato di Serie A, per me era difficile, la mia prerogativa era mettermi in mostra, dare quello che potevo dare, sapendo le mie qualità, ma anche le mie difficoltà, perciò per me era un trampolino importante da sfruttare e da sfruttare insieme ai miei compagni, ce ne siamo accorti durante l'anno che insomma una buona qualità c'era in questa squadra, anche se c'erano altre squadre che andavano come la Juventus, come l'Inter, le solite poi che ci sono attualmente. Ecco. Perciò, man mano che facevamo settimane dopo settimane, ce ne siamo accorti che potevamo raggiungere un obiettivo importante. Un passo indietro prima dello scudetto, a quella storica doppietta nel derby del 77, mi hai fatto vedere un dipinto prima di un tifoso interista. Questo testimonia anche un po', anche perché credo che all'epoca il derby si viveva in una maniera diversa, i Sì. tifosi facevano il funerale in via Dante a chi perdeva, era molto più genuino. Anche oggi comunque Milano vive il Certo. derby in modo maturo. Che cosa ricordi di quel giorno? E insomma, più in generale, appunto, se c'erano anche rapporti con i giocatori dell'Inter e come si viveva a Milano il periodo del derby. Beh, io onestamente non è che abitassi a Milano, abitavo fuori, a Sì. Rimercate, avevo trovato un appartamento lì perché a Colombo, l'ex presidente del Milan, aveva degli appartamenti e chi non voleva abitare in centro a Milano gestiva un po' questa cosa qui. Però era, sì, come dicevi te, è un appuntamento importante perché un derby è sentito, perché un derby lo palpi nell'aria durante la settimana, perché c'erano tutti i presupposti perché potesse essere un derby importante, ecco. Poi soprattutto per chi non l'aveva mai fatto come me. Io, giocatori dell'Inter, allora non li conoscevo tutti e non ci frequentavamo neanche, insomma, oppure trovavi qualcuno al ristorante ogni tanto, ma erano rapporti sporadici proprio così, ecco.
È arrivato questa domenica, sono partito titolare e ti dirò che è stata anche una giornata fortunata perché l'Inter ci ha messo proprio record. Poi abbiamo fatto il primo gol e poi Rivera fece il secondo su calcio di rigore, poi 2-1 di Anastasi su una punizione, poi il 3-1 finale in contropiede e da lì è stata un'apoteosi, nel senso, voglio dire, quando tu fai due gol in un derby. È il primo derby che tu vai, sai, il pubblico per te diventa sei osannato, insomma, puoi vivere di rendita, Certo. anche se non è giusto dirlo, anche perché di rendita vivi poco, se non ti alleni bene non vai da nessuna parte, perciò credo che sia stato un ulteriore trampolino per la mia carriera. Tornando al 79, nello spogliatoio c'era il grande e il piscinin, Franco Baresi. Avevate già intuito doti da leader in quel momento che lui anche era molto timido, introverso, lo è sempre stato anche Sì, da sì, grande, sì, anche sì, sì, oggi. sì. E che cosa voleva, come l'avevate visto, come l'avevate adocchiato? E se non è stata una sorpresa per te la carriera che ha fatto dopo, ovviamente. Beh, credo che già allora si vedevano le qualità di questo ragazzo, aveva 17 anni quando ho debuttato, perciò quando poi giochi davanti a 90.000 persone non è semplice indossare una maglia di quel tipo, di quel spessore. E credo che Franco avesse già tutto. Il dono di natura che gli è stato dato e aveva già queste qualità, aveva una forza, uno scatto, un'intelligenza calcistica dove già si vedeva che era un giocatore che doveva arrivare e che sarebbe arrivato comunque. E molto probabilmente Lidom ha capito che era un giocatore determinante, perché poi Lidom era uno che se c'era un ragazzo giovane lo buttava dentro, lui non stava lì a pensarci tre volte, anzi, difendeva anche i giovani durante gli allenamenti, durante tutto quello che c'era da fare. Perciò credo che Franco sia stato un giocatore ideale in quel momento lì per una squadra così importante come lo era il Milan. Hai parlato di Lidom, sarebbe stata la prossima domanda. Insomma, come raccontarlo? C'è un'aneddotica grandissima, altra persona forse di poche parole, ma incisiva e romantica come non mai, no? Sì, beh, direi che Lidom era una persona con cui lui non lo vedevi mai arrabbiato. Aveva, quando facciamo allenamento, mi ricordo d'inverno, aveva un giubbone tipo quelli dell'ANAS, quelli che lavorano sulle strade, Sì. tanto per darti un'idea. E bastava solo che tu lo guardassi negli occhi, capivi che se era giornata o se non era giornata. Perché lui aveva questo modo di focalizzati, che dovevi capire che in quel momento lì basta, se stavi facendo qualcosa di sbagliato dovevi smettere, altrimenti diventava veramente, anche perché era un uomo di 1,90 m, uno che ti incute timore quando ti si avvicinava. E quando le cose non andavano bene ti parlava, ti prendeva in disparte, ma non delle ore, 5 minuti. Quando le cose andavano male, diceva, quando le cose andavano bene, diceva che andava male per pungolarti ancora di Sì. più. E erano cose importanti, anche se magari non c'erano queste strutture di adesso che hanno 26 giocatori, 26 allenatori, l'allenatore in prima, in seconda, l'analista, il preparatore atletico primo, il secondo e il terzo. Allora noi avevamo Nils Liedon, il secondo, che era quello di Cesena, poverino, che poi è morto in Argentina, che adesso non mi ricordo più come si chiami, adesso quando mi viene in mente poi te lo dico, avevamo il preparatore atletico Facchini e quelle erano le tre persone con cui noi tutti i giorni facevamo, anche se c'è da dire che la rosa era meno numerosa rispetto adesso, perché allora c'erano 18, 19 titolari o 100 titolari e 3-4 ragazzi della primavera, perciò era molto raggruppato. Però Lidom insegnava calcio, tecnica sempre, tutti i giorni pallone, tutti i giorni pallone, tutti i giorni pallone, un mercoledì nel doppio allenamento, un mattino atletica, pomeriggio tecnica. Sì. Era una roba che poi anche Rivera partecipava a queste, pur avendo la sua età, pur essendo Rivera, li Sì, faceva anche lui, tanto per dire come si teneva. certo.
A proposito di presidenti, sei andato alla Roma voluto da Dino Viola, no? Quindi ti chiedo anche di tratteggiare un suo profilo, fa parte sempre di un calcio, del vostro calcio, di un calcio più romantico e più appassionato, presidente dello scudetto della Roma. Certo. Chi era Dino Viola fuori dal campo, fuori dalle telecamere? Ma devo dirti che noi il presidente, almeno noi andavamo a Trigoria a fare allenamento, veniva pochissime volte. Noi lo vedevamo alla domenica, perché allora i presidenti erano così, nel senso che loro avevano le loro aziende da controllare, demandavano un direttore sportivo o chi per esso, e il direttore sportivo era quello che faceva le funzioni del presidente, tra squadra, presidente. Noi, come anche al Milan, io non mi ricordo mai di aver visto Felice Colombo a Milanello vedere un allenamento Quindi infrasettimanale o una rifinitura sabato, quasi mai, era insomma. una cosa che c'era anche all'epoca, non solo nell'epoca di Berlusconi, che non viene poco a Milanello, cioè Sì. capitava sempre, insomma. Io non ho mai visto un presidente Colombo, io sono stato lì, ho fatto 5 anni a Milano, l'avevo visto 3 volte, per dirti, ma tanto, quando c'erano le feste di Natale che si facevano lì a Milanello, ecco, lui arrivava. Però durante la settimana, che mi ricordo io, l'avevo visto 3 volte in 5 anni, hai capito? Così come a Roma, a Cesena Lugaresi veniva un po' più spesso al sabato quando andavamo in ritiro all'Hotel Arnes a Riccione. Veniva il sabato sera, durante la settimana poche volte anche lui, una chiappatina, ma è sempre stato così, almeno nei nostri anni, nei miei anni da calciatore. Non c'era questa assiduità come oggi, che arrivano lì, stanno lì tutto il giorno. No, loro avevano le loro aziende da portare avanti e demandavano chi per esso il controllo. Senti, torno al tuo periodo al Milan per parlare di un periodo un pochino complicato, il calcio scommesse del 1980. Come l'hai vissuto? Anche perché insomma c'erano pochi, però c'erano due o tre nomi anche all'interno di quel Milan, e che atmosfera si respirava? Naturalmente, se puoi e vuoi dire qualcosa, ovviamente, perché fu una pagina un po' nera. Ma l'atmosfera, io credo di essere stato uno dei primi a capire che c'era qualcosa, per quel periodo lì ero con la nazionale. E abbiamo fatto un amichevole a Milano, veniva un acquazzone quel giorno lì che era una roba impressionante. Io ero dentro gli spogliatoi ed ero rimasto uno degli ultimi, e sulla porta c'era, credo ci fosse, Berzot e l'avvocato Prisco, che era venuto a fare un salutare, insomma, così. E quando sono uscito sentì che gli disse: vedi, quelli sono messi male, Prisco. Ora, che io mi sono girato, dietro non c'era più nessuno, c'erano solo loro due. E da lì già però le voci c'erano in giro, che c'era questo qualcosa. Il giorno dopo chiamai il presidente Colombo e gli dissi: ma guarda, presidente, io ho sentito questa frase qui e c'ero solo io lì, non c'era nessun altro. Ma c'è qualcosa? No, tu stai tranquillo, stai tranquillo. Invece dopo è uscito tutto, e tu pensi che in quella nazione lì credo che fossimo in quattro noi, c'ero io, c'era Baresi, Colovatti e Maldera. Perciò con la retrocessione in B non ci hanno più convocato. Fu solo convocato, credo, Colovatti, perché da Milan andò all'Inter, andò in Serie A. Ma noi che restammo lì, perché come facevi a smantellare la squadra dopo quello che era successo? Venivi da un campionato vinto, smantelli la squadra, per questo a Milano succedeva un patatrac. E perciò ci hanno convinto a rimanere lì, e da lì però abbiamo avuto un danno d'immagine incredibile, che se fosse successo in questi giorni ti avrebbero ammazzato i procuratori, ti avrebbero costretto a cedermi. Invece noi siamo stati lì perché era giusto star lì. Al Milan hai lavorato anche con le giovanili, Sì. dal 95 al 97, un paio d'anni. C'è sempre questa annosa questione dei giovani in Italia. Secondo me l'Italia ha vinto un europeo, insomma, anche con dei giovani, però anche Ancelotti pochi giorni fa ha detto, insomma, le occasioni sono poche. Forse i grandi club hanno sempre, insomma, sono sempre portati a investire per grandi giocatori, quindi nel tempo hanno trascurato le giovanili. Chi
che periodo è stato quello per te nelle giovanili del Milan? E secondo me i giovani sì, devono, non tutti intanto i giovani sono buoni, innanzitutto, e bisogna vedere cosa gli si insegna, perché insomma dipende anche dal tipo di calcio che si fa. Qui forse siamo un po' ingabbiati con tattica e perdite di tempo, eccetera. Quindi il tuo periodo al Milan da allenatore dei giovanili è un po' un focus su quello che è la situazione dei giovani oggi in Italia. Ma io credo che intanto manchi non solo nelle società, ma soprattutto quando parti da piccolo. Adesso ci sono molti sport, tennis, pallacanestro, pallavolo, che portano via un po'. Io mi ricordo quando ero piccolino io, qui avanti 300 metri da casa mia c'era uno spiazzo d'erba, andavamo lì a giocare, eravamo una ventina di ragazzi. Poi da lì andavamo alla parrocchia, sempre gli altri 20 ragazzi, perciò imparavi lì la tua tecnica, perché avevi un pallone unico, perciò era sempre quello che giocavi, e da lì imparavi moltissime cose. La scuola non ti aiuta perché lo sport è visto come un pugno in un occhio. Però credo anche che nelle società, prima di fare tattica e guardare soprattutto il risultato, bisogna guardare soprattutto l'aspetto tecnico del ragazzo. Perché se lui impara la tecnica, dopo la forza gliela puoi mettere dentro, ma se tu gli metti solo forza o solo schemi, il ragazzo quando arriva la palla è come se uno gli arriva la palla e poi la stoppa e la dia all'avversario. Tutto quello che è stato fatto non conta più niente. Perciò guardiamo, intanto bisogna prendere io non li chiamo allenatori, ma educatori che ti educano proprio alla quotidianità, al palleggio, al muro. Quando io ero alla SPAL, che ho iniziato la SPAL, c'era un muro con tutti i numeri e ci dicevano: prendi il 7, che era poi il famoso 7, prendi il 12, prendi l'1, prendi destro, sinistro, c'erano le forche, cioè, che adesso non li vedi più. Adesso vedi questi ragazzi in campo che fanno magari 11 contro 0, preparano a tattiche che poi dopo arrivi il pallone, come dicevo prima, sbagliano lo stop o sbagliano l'impostazione, come ti devi mettere, e tutto quello che hai fatto è finito. Stop e passaggio sono sempre fondamentali, anche, eh? Alla Sicuro. fine il calcio è Ma semplice. tu vedi certe situazioni, uno magari gli arriva la palla, deve stopparla con l'esterno destro, va a stopparla con l'interno sinistro, con l'esterno sinistro, cioè messo male, la palla gli schizza di qua. Perché non c'è preparazione? E le società devono investire su questo. E poi non guardare il risultato, perché se guardi i risultati allora non esci più. Il ragazzo va fatto giocare, va fatto divertire, dagli le sue nozioni, stargli vicino, insegnargli, soprattutto per il ragazzo, quando tu gli dici hai sbagliato, tu glielo devi far vedere perché non lo sbagli più il gesto tecnico. Ma se non sei in grado di farlo te, che sei l'allenatore, chi gli insegna? Tu, Ruben, hai scoperto o comunque accompagnato Rino Gattuso all'inizio della sua carriera, no? Ma c'erano dei dubbi, credo che proprio Galliani o la società ti avesse detto: guarda che questo è buono No, o no? beh, io in quel periodo lì ero a Salerno a fare il team manager, mi hanno chiamato, ero a Monza a fare il direttore sportivo, mi hanno chiamato, sono andato giù. E anche perché poi quando tu vedi gli allenamenti tutti i giorni, vedi la crescita naturale del ragazzo. Purtroppo, sai, quando invece vai a vedere le partite alla domenica, vedi la finale. Vedi solo la partita, però non sai se il sabato sera è stato bene, se ha dei problemi, se ha avuto una settimana particolare, tutte cose che prendi informazioni, ma realmente le prendi solo perché te lo dicono. Ma quando tu vedi un giocatore tutti i giorni per 6-7 mesi, ma io sapevo che Gattuso non era un giocatore tecnicamente da Milan, però in quel momento lì nel Milan c'erano giocatori tecnicamente validi, ma erano corto di fiato, avevano bisogno di ossigeno in mezzo campo, avevano bisogno di uno che portasse acqua in mezzo campo. E io con Breiter gli dicevo, perché sono venuti a vederlo i vari Maldini, gli osservatori che Breiter mandava a vederlo, e alcuni avevano questo tipo di, ma tecnicamente non è da Milan, a parte il fatto che se tecnicamente non sei da Milan e ci vai, stando insieme ai campioni, tecnicamente lo ripari. Se hai voglia, se hai la quotidianità, se hai
se hai lo spirito giusto per entrare in un meccanismo di questo tipo. Io con lei dicevo, guarda Diego, che sì, tecnicamente in questo momento non è come Albertini, come Boban, come Savicevic, ma questi Albertini, Boban, Savicevic, hanno bisogno di uno che gli porti acqua, che sia dirompente, che gli porti dinamica, che gli porti forza. Vedrai che pian piano questo ragazzo tornerà, verrà su. I primi mesi, dopo io sono tornato a lavorare con loro, mi dicevano, ma che cazzo di giocatore mi hai fatto prendere? Proprio così. Sì. E dicevo, Diego, abbi pazienza, dagli un po' di tempo. Perché poi allora c'era Zaccheroni, sì, che lui voleva Gianni Chedda, sì, che era Udine, aveva avuto Udine, per il suo tipo di gioco. E gli ho detto, guarda, io Gianni Chedda lo conosco relativamente, però ti posso garantire che questo, se entra dentro in questo meccanismo, tu non lo volevi più. Sì. Perché lui è un giocatore che ti trascina la squadra. Beh, ripeto, i primi mesi dopo... un paio di mesi, se non c'era Gattuso, il Milan non poteva giocare. Cioè, si va da un estremo all'altro. Prima no, poi adesso sì. Sì. E che il giocatore, cosa voglio dire con questo? Che va aspettato. Per giocare a Salerno è un discorso. Certo. Ti presenti a Milano con questi giocatori, sbagli un passaggio, la gente comincia a fischiarti. Certo. Capisci? Certo. A Salerno puoi sbagliare sei, ma se metti l'agonismo si esaltano. A Milano l'agonismo, sì, lo pretendono, ma pretendono anche quello che è arriva lo stop, gli faccio il passaggio, certo. E lui queste cose non le aveva ancora, però aveva questa forza, questa duttilità in campo che era micidiale, ti trascinava come un fiume in piena, e così è stato. Una delle frasi più belle che hai detto è: ho conosciuto la povertà, poi sono diventato un giocatore che economicamente stava bene, ma non hai mai perso di vista chi non ha delle possibilità. È stata una tua filosofia di vita questo, giusto? Ma questa è stata una filosofia di vita creata dai miei, perché d'altronde quando hai, per fortuna, 14 fratelli e due genitori che tutte le mattine partivano alle 5 per andare a lavorare, portare a casa un pezzo di pane, i miei fratelli più vecchi che lavoravano, sfacchinavano tutti i giorni per portare anche loro un pezzo di pane, ti fa pensare questa cosa qui. Perché quando vedi gente che lavora, che non c'hai niente, che avevi solo quel poco, che era già tanto, è chiaro che poi alla fine gli devi ricambiare un qualcosa se tu arrivi a fare un qualcosa di importante. I primi soldi che ti ho investito è stato tirare giù la casa vecchia che c'era qui e rifare la nuova per i miei genitori. Cioè, il mio, sì, padre voleva un bagno, sì, e non una doccia dentro uno scantinato con, sì, il bottiglione sopra che si scaldasse l'acqua per lavarsi. E infatti gli ho fatto una casa con un bagno sopra e un bagno sotto, meno così quando si svegliava la mattina andava sotto l'acqua calda. Cioè, questo è chiaro che devi avere rispetto per quello che erano i tuoi fratelli, i tuoi genitori, e cercare di poterli aiutare come sempre fatto. L'ultima cosa che ti chiedo, Ruben, classica domanda: cosa vuoi fare da grande e quali sono ancora i tuoi sogni, se li hai, le tue aspettative, e soprattutto se oggi guardi calcio e ti piace il calcio di oggi? Ma guarda, allora, le mie aspettative, io ho fatto direttore sportivo per tanti anni, ho terminato da un paio d'anni, però direi che in questo momento entrare nel mondo del calcio diventa difficile, perché io mi ricordo quando facevo il direttore sportivo a Monza, l'ho fatto a Padova, l'ho fatto ad Ancona, l'ho fatto in varie città, erano tempi diversi, cioè andavi lì, facevi l'affare, ti davi la stretta di mano, l'indomani le cose erano fatte. Adesso purtroppo vai lì, trovi un mare di personaggi nuovi che ti firmano un contratto, bisogna dopo non vale più, società che falliscono ogni anno diventa difficile, cioè non è più un lavoro, è un massacro. Sì. Se tu vuoi stare in questo massacro, ci stai. Se tu vuoi stare fuori e non avere problemi, devi stare fuori. Ecco, io non leggo i giornali come tutti, vedi i passaggi da società a un altro, poi dopo 15 giorni non pagano gli stipendi, i giocatori che devono venire via dagli alberghi. Cioè, non è più un calcio sano come lo era prima. È vero che adesso i giocatori hanno una potenzialità, sto parlando di quelli di Serie A, per quelli di Serie C, avranno dei stipendi come gli operai più o meno, perciò
Ma quelli di Serie A hanno un potere troppo elevato rispetto a quello che avevamo noi allora. Se tu pensi che quando noi eravamo a Milan, quello che guadagnava di più era Gianni Rivera, prendeva 40 milioni. Perciò tu non potevi neanche avvicinarti a quella cifra lì. Se lui prendeva 40, tu dovevi prendere 20. La nostra fortuna è stato arrivare Capello al Milan dalla Juventus, che già percepiva di più, allora ha aperto un po' il fronte sotto questo aspetto. Però non è che si guadagnasse quello che è. E poi dopo è chiaro che più vai in giù e più difficoltà trovi. Perché tanti ragazzi stanno dei 4-5 mesi senza prendere lo stipendio. Perciò non è più un vivere quieto, è un lavorare malsano. Però qui tu vivi quieto nella tua campagna nel Sì. Ferrarese, siamo a posto così, no? Sì, beh, io fortunatamente ho la mia pensione. Viviamo, ma anche perché non ho cose espansionistiche da Sì. fare, quello che mi sono creato me lo sono fatto, ho dato un appartamento a mia figlia e uno mio figlio, perciò vivono senza nessun problema, io ho la mia casa, viviamo io e mia moglie e la cosa si chiude lì. Sì, il calcio lo guardo ancora per televisione oppure intanto vado a vedere la Spal Ferrara. Così per tenermi un po' allenato, ecco, ma entrare ancora in questo mondo credo che sia un mondo talmente difficile che la dico brutta, poi dopo tu se lo vuoi registrare, mettere il culo, fare il finocchio col culo degli altri non mi piace. Assolutamente sì. Ruben, grazie, auguri per Grazie tutto e a te, grazie torniamo a a te. trovarti presto. Quando vuoi, non c'è problema.